Quando ero bambino mi ricordo dei momenti molto difficili. Quando abbiamo perso papà, dopo un anno, mia madre decise di iscrivermi a scuola. Per lei era l'unico via d'uscita. Voleva che io diventasse qualcuno di importante. Con tempo mia madre non ce la faceva più a pagare queste spese di scuola. Sono finito per strada. Ma io ho deciso di partire con permesso di mia madre. Il viaggio su mare è durato 5 giorni. Le sensazioni di stare in un peschereccio su mare dove ti fa credere che non c'è manco più una terra per quanto è grande. L'unica cosa che ti aiuta a stare meglio è perché sei uscito dal tuo proprio paese. Qui in Italia all'inizio è stato veramente difficile, molto difficile. Abbiamo sentito che c'era lavoro a Foggia, che si lavorava tanto, che c'erano tanti migranti che vivevano lì. E quando siamo arrivati a ghetto, lì non c'erano posti per dormire e abbiamo dormito fuori per qualche giorno. Noi cominciavamo a lavorare dalle 6 finché non faceva buio, però si tornava con un totale di 10 euro o 10 euro 50. Io mi sono ammalato e quando mi sono ammalato è stato un momento molto molto difficile per me. Ho dovuto pagare lo stesso caporale per essere accompagnato e farmi dall'interprete a spiegare al farmacista che problema aveva, dove mi faceva male. Quando tornavo da lavoro pensavo domani ancora si riprende la stessa cosa. Lasciando il lavoro si diceva domani ci vediamo qua, questo suono. Domani ti aspettava la stessa cosa. Sono molto credente e ho sempre pensato che ci può stare cambiamento. Quando i lavori erano finiti ho deciso di venire a Brindisi. E ho trovato un lavoro in un ristorante dove facevo la lavapiatti. Il cambiamento nella mia vita è cominciato da lì. E ho fatto 3 anni di apprendista e poi sono diventato chef. E la cucina rappresenta per me la gioia, soprattutto quando cucino per gli altri. Mi ha permesso di dare una mano alle altre persone. Cucino molte volte per le persone che dormono vicino alla stazione. Cucino per conto mio per portargli piatti caldi. Oggi tutto quello che faccio io per gli altri per me mi viene spontanea, perché passando tra le mani dei caporale, passando tra le mani dei datori di lavoro che non ti hanno mai assunto, pensando a tutto questo, la mia lotta è spontanea. Il percorso che sto facendo oggi è cercare di non fare capitare più quello che ho avuto, quello che ho subito nei campi.